Il cioè era un giornalino fantastico perché tu lo sfogliavi e arrivavi dritta alla posta del cuore. E nella posta del cuore c'era Samantha, perché c'era sempre Samantha, non si capisce perché. Se non ti chiamavi Samantha, proprio non ti ci mettevano dentro al cioè. E Samantha scriveva sempre: caro cioè, il mio problema è che il ragazzo che mi piace non mi guarda. Minchia, il mio stesso problema. E cioè rispondeva: cara Samantha, se il ragazzo che ti piace non ti guarda, probabilmente non è interessato a te. E vabbè, io fino a qua c'ero arrivata, cioè nel senso, dammi una notizia che mi solleva un po' il morale, magari, no? Oppure, dice il cioè, oppure può darsi che sia interessato a te, ma è troppo timido. Come timido? Cioè, no, mi pare per niente che sia timido, cioè, fa. Cioè, no, non è possibile. Però l'altra volta alle interrogazioni di matematica effettivamente non ha detto niente. Cioè, ha fatto proprio scena muta. No. Vuoi vedere che timido? Ma no, ma come ha fatto a non pensarci prima? Cioè, perché timido? Cioè, a me mi va. No, vabbè. Ma com'è che a me mi piacciono sempre tutti quelli timidi? No. Quindi, insomma, cioè, che devo fare? Cioè, che devo fare? Cioè. E il cioè diceva: ebbene, a questo punto prova a fare tu la prima mossa. Io. Ma io la so fare la prima mossa. Ma che gli dico? Cioè, no, ma. No, vabbè, ma che figura di me. Ma che gli dico? Cioè. Che posso andare lì dicendogli, cioè, non lo so, boh, la buona ciunga. Oppure gli posso.